Buonasera, siamo questa sera qui a casa del Fuschini, che sono io, per presentare e parlare con l'amico Mariotti di questo vino che è il Fortana dell'Emilia Surlì. Surlì cosa significa? Sui lieviti, cioè rifermentato in bottiglia. Dove nascono i vini rifermentati in bottiglia? Nascono ancora nella nostra antica tradizione, quando i nostri nonni mettevano il vino nella bottiglia in inverno e questo rifermentava e praticamente diventava frizzante. Poi nella primavera cosa avevamo? La bottiglia con un leggero sedimento sotto dovuto ai lieviti morti e alle fecce. E quindi questo che cos'è? È il vecchio metodo classico, perché il nuovo metodo classico consiste nel buttare, quindi nello sboccare la bottiglia, nel buttare questi lieviti e queste fecce, per poi colmarlo con la liquore. Questo è il metodo classico che usano per lo champagne, per tutti i Franciacorta. Invece in questo caso il Fortana viene solo rifermentato in una bottiglia, quindi avrà un piccolo sedimento nel finale, che però è tutto segno di naturalezza. O no, Oh, Mirko? bene, bene, ragazzi, ti ringrazio molto per aver presentato questo prodotto della tradizione, che adesso ci apri, poi ce ne facciamo anche un bel calice. Perché parliamo dei vini rifermentati in bottiglia? Perché l'amico Luca Ferraro dell'azienda Bere Caselli di Asolo si è inventato un bellissimo evento che si chiamerà Col Fondo il 30 di ottobre, appunto ad Asolo, e sarà un evento dedicato soprattutto ai prosecchi rifermentati in bottiglia con i lieviti sul fondo. Poi con i lieviti che ci sono sul fondo si possono fare delle bellissime cose. C'è chi, come Daniela De Logu del blog Senza Panna, ha utilizzato i lieviti per fare il pane, quindi lo si può usare in cucina. È un recupero di un prodotto tradizionale che sta avendo sempre più riscontri anche sul mercato e nella critica. Quindi vi terremo aggiornati anche su questo bellissimo evento. Prosit! Sì.